se lei ci può vedere adesso, vede quanto l'avete voluta bene e quanto l'amiamo noi. Conservare il suo ricordo, onorare la sua storia, raccontare la tragedia che mi ha spezzato i sogni, sono il modo per rifiutare la violenza e i soprusi contro le donne, in ogni forma e manifestazione. Per noi è comunque sempre molto difficile parlare di questa situazione. Milano diventa la sua nuova casa quando decide di trasferirsi qui per realizzarsi in autonomia, nella vita e nel lavoro. Allontanarsi dalla terra d'origine e dagli affetti per trovare la propria strada è una scelta forte e racconta tutta la determinazione di una donna dall'attitudine sempre dolce e gentile. La sua giovanissima vita, piena di speranza e ambizioni, viene stroncata da una violenza efferata e ripugnante che uccide anche Tiago, il bambino che porta in grembo. Conservare il suo ricordo, onorare la sua storia, raccontare la tragedia che mi ha spezzato i sogni, sono il modo per rifiutare la violenza e i soprusi contro le donne, in ogni forma e manifestazione. Un monito per tutti e tutte a rinnovare l'impegno culturale e sociale nella prevenzione e a lavorare congiuntamente per il sostegno delle vittime, perché non sia mai più troppo tardi. Ritirano i genitori Loredana Fagnano e Franco Tramontano. Abbiamo già fatto un ringraziamento al Comune di Milano per aver conferito questa onorificenza a Giulia e oggi saremo qui anche per ricevere questa benemerenza. E per noi è comunque sempre molto difficile parlare di questa situazione. Chiunque abbia donato ritratti di mia sorella, chiunque. È facile realizzare un'opera così bella perché mia sorella, voglio essere poco umile, è bellissima. E tutti i ritratti sono nella sua camera, ogni cosa che ci avete donato a Senago, a Milano, a Napoli, è tutto stato portato da lei. Quindi se lei ci può vedere adesso, vede quanto l'avete voluta bene e quanto l'amiamo noi.